Si è passata alla dittatura del tu godi, no? Da quella esplosione della dimensione, se vogliamo, Vero, a livello vero. psicoanalitico, il disagio delle masse, il disagio della civiltà, si passa a quella liberazione, no, dei corpi, all'esattamente il contrario, cioè la dittatura del tu godi, quindi questo collezionare sempre più sfrenato di piaceri, questo invito alla compulsione, al consumo di piaceri, questo corpo che, attenzione, è sempre più. Questo che dicevi tu, questo senso di impotenza, impotenza solitudine, impotenza solitudine connettiva, una solitudine però che ha paura dell'intimità, cioè è una solitudine che non è intima, cioè non crea legami intimi. Si è parlato dell'imperativo a godere, c'è chi ne ha parlato molto, mi viene in mente anche solo Bifo, Franco Berardi, e l'idea che in realtà questo imperativo a godere, cioè il problema non è che si gode, non è che si cerca di godere, il problema è che non si arriva a godere, che viene continuamente estratto ed espropriato questa cosa. Quindi, come notava giustamente Bifo 2 anni fa, a partire dalla rivolta in Cile, cioè il meccanismo che va a produrre è la frustrazione. Sì, Quindi no, mi questo trovi d'accordo, sono convintissimo tentativo, quello che questo dici. tendere al godimento che però non viene È mai sempre risolto, frustrato, viene sempre una. reimmesso, esatto, a livello di energia nella Sì, macchina nella produttiva. produttiva, sì, assolutamente.